Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse invece, benvenuti, questo è il mio canale, io sono Roberta. Allora ragazzi, se non siete iscritti al mio canale, cosa state aspettando? Cliccate sul bottoncino iscriviti e cliccate anche sulla campanella per non perdervi tutti i nuovi video. Mi raccomando inoltre, seguitemi anche su Instagram perché appunto nelle mie storie io pubblicherò sempre tutti gli aggiornamenti, le anteprime e anche soprattutto tanti tanti outfit. Allora ragazzi, il video di oggi è un video dei preferiti perché non lo facevo da una vita e mezza, cioè l'ultimo video preferiti risale, preferiti di settembre, penso, agosto e settembre. Quindi, insomma, adesso, insomma, sono passati ottobre, novembre, dicembre, sono passati 3 mesi. Quindi, insomma, farò una carrellata, dei miei prodotti preferiti, appunto, di questi 3 mesi. Lo faccio una volta ogni tanto, perché comunque non ho chissà quanti prodotti preferiti ogni mese, quindi preferisco poi far passare un po' di tempo, così che si accumulano un po' di cose, di prodotti nuovi che provo, eccetera. E niente, quindi cominciamo subito. Allora, cominciamo con la categoria abbigliamento. Allora, come abbigliamento, la prima cosa che vi faccio vedere come preferito del periodo è sicuramente il mio teddy, questo qui preso da Zara durante il Black Friday. Mi piace tantissimo, tiene super super caldo, soprattutto appunto in questo periodo che non lo so, ma cioè si gela, ragazzi, cioè credo in tutta Italia sia piombato proprio un'ondata di gelo ovunque e niente, quindi sicuramente il preferito di questo periodo è il mio teddy, questo qui di Zara. Poi altro preferito moda, abbigliamento è questo leggings in velluto un po' flare, quindi un po' a zampa di Calzedonia. Ragazzi, l'ho strausato, ho creato veramente molti outfit che mi piacciono tantissimo, sia comunque più casual, quindi con una scarpa, con una sneakers sotto, sia anche più elegantino, quindi con un tronchetto col tacco, eccetera. Sicuramente questo lo vedrete abbinato nel mio prossimo video outfit. E niente, l'ho adorato, è stracomodo, è comunque figo, comunque veste molto bene ed è molto versatile perché, vi ripeto, lo potete abbinare cioè creare sia look comunque un po' più eleganti da sera per uscire, sia comunque casual. Poi come scarpe invece, delle scarpe che ho adorato, adesso ecco me la levo perché ce l'ho anche ora addosso, ve la faccio vedere. Sono queste sneakers a calzino di Red Valentino. Le adoro, le preferisco nettamente alle Balenciaga perché quelle di Balenciaga non mi piacciono per niente. Invece queste le trovo molto carine, sia la suola, sia anche, vedete com'è fatta il calzino che porta questa rete nera e sotto a questa fodera cipria con questi comunque ricami, con i pois, questa rete. Cioè, secondo me è molto molto più carina e molto più particolare rispetto alle solite Balenciaga che vedete ovunque, sono state anche stracopiate e costano anche una cifra. Queste non costano poco, però comunque sicuramente costano meno delle Balenciaga. Io le trovo molto molto più carine, sono stracomode e veramente, cioè, le metto sempre e infatti ce l'ho anche ora e niente, quindi molto molto consigliate. Beh, come borsa, ragazzi, potete immaginare, sicuramente non credo sia mistero che ormai sicuramente la mia preferita è lei e anche dagli outfit, insomma, che avete visto, che ho fatto e che anche farò, la vedrete comunque spesso, cioè io sono innamorata di lei e niente, quindi sicuramente come borsa preferita di questi ultimi 3 mesi c'è lei. Poi passiamo alla skincare. Allora, ragazzi, come skincare ho provato e sto provando comunque dei prodotti fantastici, meravigliosi, che mi ha fatto scoprire mia sorella. È un marchio che si chiama The Ordinary e allora sono dei prodotti che costano poco, forse perché loro comunque anche nel packaging non spendono tanto, e sono fatti con tutti i prodotti naturali. Quindi tutti ingredienti naturali. Allora, vi faccio vedere questi qui, che sono i miei prodotti preferiti al momento. Allora, questi qui sono dei. Allora, questo è un siero e questo è una lozione comunque e questi li applico prima di mettere la crema. Questa lo applico di giorno, quindi prima di mettere la mia crema giorno, e questo lo metto appunto di sera, di notte, prima della crema notte. Allora, per quanto riguarda questo si chiama Buffet, non so se riuscite a vedere,
Comunque, praticamente è un multi-technology peptide serum, quindi un siero di peptidi. E niente, clinical formulation with integrity. Niente, comunque, tutti diciamo questi prodotti hanno comunque vari acidi, comunque contenuti sempre in natura, nelle piante, eccetera. Quindi acido retinoico, poi c'è l'acido ferulico, infatti ne ho anche un altro di questi, però vi mostro appunto i miei preferiti. Comunque, insomma, vari acidi o comunque in questo caso peptidi, che comunque vanno a svolgere funzioni comunque comunque antiossidanti, antietà, nutrienti, eccetera. Quindi diciamo che dai 30 in poi, ragazze, purtroppo è così, bisogna curare la pelle. E niente, quindi diciamo, sto provando questi prodotti e mi trovo benissimo. Quindi questo buffet lo metto, o buffet, non so come si pronuncia, lo appunto metto il giorno prima della mia crema giorno, ed è appunto un siero di peptidi, quindi molto molto nutriente. Mentre invece questo è retinolo all'1% in squalene, e lo squalene è non ricordo bene cosa sia, comunque lo si trova anche nel fegato di squalo in grande quantità, da questo appunto prende poi il nome squalene, però ovviamente si trova anche in molte piante, eccetera, quindi credo lo ricavino dalle piante, poveri squali, non credo lo prendano dagli squali. Comunque, e poi c'è il retinolo appunto all'1%. E questo è antiossidante, comunque antietà, e è comunque una lozione, però è oleosa, e quindi proprio perché è più grassa la metto appunto la sera, e sempre prima della crema notte. Comunque, ragazzi, sono dei prodotti eccezionali, mi sto trovando benissimo, costano pochissimo, tipo costano una media di 6-7 euro a boccettina. C'è tutta la linea anche della vitamina C, vitamina A, acido ialuronico, sia in crema, sia in lozioni, anche tutta la linea per capelli, eccetera. Comunque, ragazze, se vi trovate, comunque provatela, non so, cioè a Milano la vende la Rinascente, anzi in realtà Annex, che è l'altro reparto appunto della Rinascente, ma comunque in ogni caso potete reperirle su internet, perché c'è il sito online, comunque anche da Douglas dovrebbe venderli. Poi, come invece make-up, allora ho due prodotti preferiti e comunque due prodotti nuovi in realtà. Questo mascara di Too Faced si chiama Damn Girl, mi piace tantissimo il packaging, e ha comunque lo scovolino che piace a me, cioè quello fatto un po' ad otto, vedete? A me piacciono gli scovolini così fatti a otto, un po' cicciotti e non in silicone. Assomiglia molto al Better Than Sex, però un po' più grosso. E niente, mi è piaciuto molto, questo me l'ha regalato mia sorella per Natale. Mentre invece, altro prodotto, make-up, è questo qui di Chanel, anche questo mi è stato regalato comunque dall'azienda insieme ad altri prodotti per Natale. E praticamente questo si chiama la linea Le Blanc di Chanel, ed è una base creatrice di luce, Light Creator Brightening Makeup Base, quindi una base makeup. Io la stendo soprattutto in questa zona qui, appunto per illuminare, la metto appunto prima del fondotinta. E niente, mi piace tantissimo, e ha un bellissimo profumo e anche idratante, quindi insomma è importante, ragazze, mettere un primer o comunque una crema prima del makeup, perché altrimenti si va a seccare e non mi piace poi l'effetto. Poi, come bijou invece, allora vabbè, ho rimesso i miei soliti bracciali che conoscete, anche se molti mi state chiedendo di fare un video appunto sui miei bracciali, e vabbè, magari vedremo insomma di fare un video dedicato. Comunque vabbè, i miei soliti bracciali. E poi, come orecchini, ho questi qui, anche questi presi da poco. Sono stato un mio regalo di Natale, diciamo, tra i vari regali, autoregali fatti. E questi qui di Chanel hanno la doppia C con una catena dentro, e sono questo color rutenio, quindi comunque un argento molto 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 scuro. Allora, come unghie invece, queste qui sono quelle che ho al momento, le ho fatte comunque poco prima di Natale, e sono un po' natalizie. Comunque è vedete, un bianco latte con questi glitter. L'avevo visto appunto su Instagram, e insomma ho cercato di è un semi permanente, quindi quando sono andata
appunto a farmele fare. Ho fatto vedere la foto, beh, ho cercato di ricrearlo, anche se non era proprio uguale a quello che ho visto, però comunque mi è piaciuto, insomma, sono carine, sono abbastanza natalizie perché sono un po' sparkling. Poi il libro preferito è questo qui, è un libro che ho letto penso il mese scorso. E niente, di Federica Bosco, mi piace moltissimo questa autrice. Già avevo letto un suo libro che mi aveva prestato una mia collega, e il libro che avevo letto era Il nostro momento imperfetto, mi sembra. Mi è piaciuto molto il suo modo di scrivere, molto, insomma, bello fluente. E niente, comunque mi piaceva come genere, eccetera. Quindi ho voluto provarne un altro, provare a leggerne un altro. E ho preso questo qui, Non tutti gli uomini vengono per nuocere. È molto molto carino, sono comunque romanzi leggeri, non impegnati, che vi tengono compagnia. E non lo so, io trovo molta molta compagnia nei libri, cioè soprattutto anche quando, insomma, magari sono sola, preferisco, ecco, più leggere un libro che guardare la TV. E a meno che appunto non c'è Netflix, insomma, qualche telefilm interessante su Netflix, o non lo so, la mia serie preferita. Ma tendenzialmente preferisco sempre più leggere, non lo so, veramente credo che un libro vi tenga tantissima compagnia, e niente, mi piace molto leggere. Quindi niente, è un romanzo carino, leggero, quindi insomma da leggere un po' nei momenti morti o anche quando aspettate, siete in fila da qualche parte, insomma, è sempre comodo. E niente, questo vi leggo un po', diciamo. Non c'è proprio la trama, però per farvi capire di cosa si tratta. Dietro dice: ironico, divertente, frizzante, un romanzo antidepressivo. Per una diabolica serie di coincidenze, nel giro di 24 ore Cristina perde il lavoro, la casa e il fidanzato. Da questo momento in poi inizia a infilarsi in una serie di situazioni sempre più complicate, ma la realtà non è mai come sembra e la vita le riserva ancora molte, moltissime sorprese. Sono sicuramente letture leggere, non impegnate, o... Sicuramente ho letto e leggo anche ogni tanto romanzi un po' più impegnativi, però in questo periodo, ragazze, veramente ho bisogno di leggerezza, quindi vi consiglio comunque questo romanzo se non l'avete letto, consigliato. E arriviamo all'ultima categoria, telefilm. Allora, è uscito finalmente Shameless 10, la decima stagione di Shameless. Sapete che è il mio telefilm preferito di sempre, della vita, cioè per me non ce n'è uno. Cioè, mi è piaciuto molto anche La Casa di Carta, ma Shameless rimane sempre nel mio cuore, rimane il mio preferito, lo adoro, adoro i personaggi, adoro la sceneggiatura, comunque tutto, tutto, cioè veramente lo adoro. È uscita la decima stagione, ovviamente io lo guardo sempre in lingua, con i sottotitoli, e, perché appunto io appena esce in America lo guardo, quindi lo guardo in streaming, non si trova né su Netflix né su Infinity, su nulla. Su Infinity sicuramente lo trovate, però fino alla stagione, penso all'ottava, alla nona, lo trovate su Infinity, quindi se volete guardarlo, se avete Infinity lo trovate lì, altrimenti ragazzi streaming. E nulla, quindi appena esce la serie in America io la guardo qui, e quindi ovviamente la devo guardare sottotitolata, perché ovviamente non do nemmeno il tempo di fare il doppiaggio, perché io la devo guardare subito. E niente, quindi sto guardando la decima stagione di Shameless, e niente, la amo, continuo ad amarla, e niente, quindi si conferma la mia serie preferita di sempre. Come categoria cibo invece, ragazzi, non ho nulla in particolare, non ho amato nulla in particolare, anche perché sto periodo veramente ho fatto schifo, ragazzi, cioè ho mangiato uno schifo. Quindi diciamo che, vabbè, comunque preferiti di sempre sono gli struffoli di mia madre. Sono un dolce appunto natalizio napoletano che lei mi ha portato, vabbè, li ho spazzolati tutti, e niente, quindi diciamo nessuna cosa in particolare da segnalarvi, o comunque al momento non ricordo. E niente, ragazzi, anche per oggi era tutto, il video è terminato, e niente, quindi io vi saluto, vi mando un super mega bacio, ci vediamo al prossimo video.